Buongiorno, non ho capito se devo essere più veloce per prendere l'applauso, però allora, arrivo al dunque, io penso che Brescia sia già proiettata verso il futuro e questa è l'occasione per dirlo, anzi per consolidarlo, è proiettata nel futuro perché ormai Brescia ha già deciso che non svilupperà più consumando suolo, ha già deciso che rigenererà il patrimonio edilizio esistente e andrà a recuperare aree dismesse, caserme ed industrie ha già deciso di eh, essere abbracciata da un'area verde che va dal Parco delle Colline al Parco delle Cave fino al Parco Agricolo di San Polo e, e verso ovest verso l'Oltremella, dal Parco del Mella. E come l'ha fatto? E arrivo al dunque. E l'ha fatto attraverso la pianificazione. Quindi per me è molto importante avere un metodo. Noi abbiamo adottato dei documenti di pianificazione che si chiamano Piano di Governo del Territorio, che si chiamano Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che si chiamano PAESC, che è un documento di pianificazione che, che uh, permette alla città di attrezzarsi in vista del cambiamento climatico e cosa ha fatto dopo la pianificazione? Si è andata a cercare i soldi per fare calare la pianificazione nella progettazione e poi nella realizzazione. Pochi hanno scritto, ma colgo l'occasione, quindi faccio anche uno spot positivo, che il Comune di Brescia ha recuperato negli ultimi due anni e mezzo 600 milioni di euro di finanziamenti. 600 milioni di euro di finanziamenti. Facendo che cosa? Andando a vincere i bandi, andando a bussare alle porte giuste, che sono i ministeri, che sono le sedi degli enti sovraordinati, dall'Europa fino ad arrivare alla nostra regione. E grazie a quelle risorse, noi abbiamo immaginato una mobilità nuova, da quella ciclabile a quella pubblica. Abbiamo portato a casa un super finanziamento per il Tran di superficie. Abbiamo immaginato una nuova qualità dell'abitare. Abbiamo vinto due bandi. Pinqua, cioè stiamo pensando, ripensando due pezzi di città a ovest e a est e abbiamo anche portato a casa bandi sulla rigenerazione urbana e così via. Perché vi ho fatto questa considerazione? È avveneristico pensare che un'area dismessa della nostra città industriale, immagino ex industriale, e ne abbiamo quindi non, non ci accapiglieremo sul dove, bisognerà semplicemente immaginare dove. È immaginifico pensare di andare a cercare risorse attraverso bandi e attraverso fondi anche disponibili a, ad accettare questa scommessa? Io credo di no. Se il sistema Brescia sta unito e se rema tutta nella stessa direzione perché se entra in una fase competitiva noi non siamo in grado di arrivare a questo risultato. Il Comune di Brescia, per dirla chiara, è interessatissimo alla realizzazione di questo grande spazio, che è uno spazio che dà una risposta a delle domande a cui non abbiamo ancora dato delle risposte adeguate con gli altri progetti. Quindi noi ci siamo, noi siamo qui per dirvi ok.